un costume. Guardatevi, eccoli qua, tutti quanti. Uno spettacolo. Uno spettacolo della natura. Eccoli qua, tutti i grandi tuffatori. Non c'è il trampolino, ma va bene lo stesso. Eccoli qua, i più timidi. Guardate, è l'acqua del Tirreno, qui sullo stretto di Messina e Reggio Calabria, si colora del bianco spumeggiante della schiuma provocata dal tuffo di Capodanno di questo 1 gennaio 2023. Gioia, poesia, attrazione, insomma c'è un po' di tutto, metteteci quello che volete. Il 50° di Luigi Fortunio, che sicuramente da lassù ci sono anche i bronzi che non si sono inabissati, anzi si sono tornati a galla, riscoperti 50 anni fa, anzi ritrovati 50 anni fa, anche la polizia di Stato con la moto. Eccoli qua, guardate, sono tantissimi, stanno davvero in punto di partecipazione. Ecco qua la signora con un costume giallo fluorescente, il giallo colore che preferiamo, insomma veramente un tuffo completo. Com'era l'acqua? Gelata. Pensavo fosse meglio, invece... Insomma, una grande soddisfazione fare il tuffo di Capodanno qua a Reggio Calabria. Una bella soddisfazione. Bene, complimenti. Come ti chiami? Saverio. E intanto auguri, buon anno. E altrettanto, auguroni. Ecco, Saverio si è tuffato. Si è tuffato in costume, ha fatto il bagno completo perché comunque è andato anche sott'acqua. Vedete, c'è chi nuota anche, è una cosa davvero incredibile. Questo 1° gennaio, solo qui a Reggio Calabria, e i bronzi che ci accompagneranno comunque per sempre sono il nostro patrimonio, patrimonio dell'umanità. I bronzi di Riace 50 anni fa hanno fatto la loro comparsa sul mare Ionio a Riace e adesso sono al museo di Reggio Calabria. Qui simbolicamente le due sagome, per onorarli, insomma, anche loro fanno il 50° dal ritrovamento, ma hanno più di 2500 anni. Guardate, tutti sono lì a farci il bagno, la gente è tantissima, noi siamo felici, ci siamo divertiti. Tonino Massaro, un Capodanno col botto, una cosa fantastica, forse un migliaio di persone che non si sono tuffati, ma un centinaio sì. No, sono, ti garantisco, molti di più che hanno fatto l'iscrizione. Io credo che oggi possiamo contare non meno di 180-190 persone, si è sfiorato le 200. Ma anche la spiaggia piena, mai vista così. La spiaggia piena, ma io ti aggiungo, non so il dottore Fragomeni cosa ne pensa, 20 gradi il 1° gennaio, in quale città d'Italia? Da nessuna parte, ecco. Noi almeno questo ce lo possiamo permettere, è giusto che la città risponda così. Grazie a Torino, anche perché è un grande Torino. Ecco, davvero grazie, un momento che va istituzionalizzato. Comitato Italiano Paralimpico, al presidente, al Rotary Club Reggio Calabria Sud Paralleo 38, grazie alla Polizia di Stato. Insomma, una grandissima partecipazione. No, questo vorrei sottolineare, qui non c'è Tonino Massara, io magari appaio un po' più degli altri, ma qua c'è la città, ci sono tutte le associazioni, tutti i club service, e questo è il fiore all'occhiello forse del tuffo in mare Capodanno. Complimenti, auguri. Tutti auguri. Complimenti davvero a Tonino Massara, modesto nelle sue dichiarazioni, però è chiaro che dietro di lui ci sono tante persone, ma l'ideatore è lui, l'anima è lui, insieme a Maurizio Quintino e a tanti altri. Davvero un bel momento vissuto qui sul Lido Comunale, speriamo che venga rifatto quanto prima, che venga ristrutturato, perché Reggio merita di avere un Lido Comunale all'altezza di quella che è il paesaggio, quindi noi dobbiamo cercare di farla. Ecco qua un altro temerario in costume, tutto bagnato, insomma veramente una giornata splendida. Eccoli qua, ecco qua, questi sono i portatori, e gridiamolo con tutto il cuore, forza, fate viva Maria, viva Maria, viva Maria. Eccoli qua, le cose più belle che abbiamo, la regina, i regini e la Madonna. E anche il tuffo di Capodanno. Auguri a tutti. Oh. Ecco qua, i portatori di vara, insomma,
quest'anno davvero una grandissima partecipazione, guardate, gente fino... Oh, Gatto Costantino, un collega, Giorgio Gatto Costantino. Ciao, ciao, ciao. Auguri intanto. Auguri, auguri. Beh, com'è l'acqua? Freddina, freddina, vabbè, ma d'altronde... Per essere fine agosto ci sta che sia però fine. Che spettacolo Giorgio, sì, cioè sfruttiamola meglio, facciamo in modo che si faccia sto lido e facciamo in modo che vengano le altre città a farsi il tuffo qua sullo stretto di Scilla e Cariddi, che sia di buon auspicio per il 2023. Partiamo col piede giusto e col ritmo giusto, come ho scritto pure io. Buon anno, un abbraccio, un ecco abbraccio. grazie a Giorgio. Com'era la sera? Adesso vi lancio una bella frecciata. L'arciere vi lancia una bella frecciata, guardate, eccola qua, la frecciata dal lido comunale, dal tuffo di Capodanno, 1 gennaio 2023, è stata una bellissima esperienza. L'Associazione Italiana Alberi di Reggio Calabria, che ovviamente ha tanti fiori all'occhiello, ricordatevi che non esiste gara, non esiste partita se non c'è in campo la terna, la squadra arbitrale, che voglio dire consente lo svolgimento equo della partita. Sono degli atleti che ovviamente hanno dimostrato anche oggi coraggio con il tuffo in mare. E allora è un impegno che abbiamo già preso, non oggi, ma l'abbiamo preso qualche mese. Ci saranno novità? Molto breve. Non svegliamo altro. Intanto i migliori auguri di buon anno, che sia un anno dove ognuno di noi prenda coscienza di quello che siamo e di quello che possiamo essere e potremmo essere. I migliori auguri a tutti. Grazie! A partire solo davvero qualche secondo, durerà una manciata di secondi, ma, però tutto è condensato in questi pochi istanti, in questi pochi minuti, dove tutta la preparazione di mesi, comunque quest'anno davvero un tuffo di Capodanno col botto, il pienone, sia in termini di pubblico sia in termini di partecipazione dei bambini, adulti, anziani. 30 secondi. Dovrebbero esserci da 3-2 anni di folla, uno da un lato, uno dall'altro. Tantissimi. Ancora. Non importa.
dietro. Io resto un po' indietro. Pronti per la partenza? Se mi fate poco lascio così, resta spazio per i fotografi pure. Eccolo qua la bandiera. Guardate, si fanno male perché arrivano in tanti. Quindi se vi fate poco più indietro. Due passi indietro ancora. Ecco, queste le ultime indicazioni, probabilmente siamo quasi al pronti via. Fine gennaio 2023, tuffo di Capodanno, 50esima edizione, che coincide con il 50esimo anniversario del Pizzi, anche se ecco, 2023 adesso siamo al 51esimo anniversario del ritornamento del Pizzi. Dobbiamo ricavarci uno spazio, intanto godetevi questo spettacolo, tantissima gente, eccoli qua anche la guardia faunistica ambientale, ecco qua l'applauso. Rischiamo di essere travolti. Eccoli là. Eccoli qua, no. Eccolo lì. Lui dipende noi. Ecco, Torino Massara che ci dipende. Auguri! Viva il tuffo di Capodanno! Ecco, intanto guardate la gente, tutta a riprendere, chiaramente. Adesso abbiamo tutti i telefonini, quindi ognuno vuole portarsi un pezzo, un ricordo di questa giornata. Eccoli qua, noi cerchiamo di prenderli tutti, guardate, sono tantissimi. Eccoli qua, scorrono davanti a noi queste bellissime immagini. Proviamo ad avvicinarci così li guardiamo da vicino. De Viso, eccoli qua, pronti? Pronti a partire? Faccio un po' come... Ecco qua anche Maurizio Quintino dell'organizzazione che si usa da questa mattina. Guardate, lo spettacolo è tutto qui, pronto per essere ripreso e immortalato. Facciamo poco poco in largo e lasciamo spazio pure ai fotografi. Grazie a tutti. Andiamo. Voi, grazie. Ecco, pronti? È l'istantanea qui a Vivo Comunale, la partenza dei tuffatori di quest'anno, 1 gennaio 2023, tutto pronto, suonerà, parte la sirena. Parte la sirena. Signori, dietro, dietro. Quindi dietro. Fare attenzione, ecco qua, pronti, via, tuffo di Capodanno, 1 gennaio 2023, eccoli qua che stanno per partire, l'applauso. E Tonino Massara adesso dovrà sparare con la pistola, forse, no? 7 secondi, la sirena è partita, tutti a raccolta, eccoli qui. Largo, largo! Chi sarà i due bronzi?
qualcuno ha toccato i bronzi dove non doveva, ma non ci fa niente. Eccoli qua, i bronzi che adesso Tonino porta. Giovanni, un minuto che porta lo spumante. Porta in abissare. Aspetti, li teniamo così. Ecco Tonino Massara che si bagna scarpe. Ragazzi, però facciamo una foto con i bronzi. Anfibi. Sì, perfetto. Dai, li prendiamo, portiamo, i K2 devono portare. Dai, aspetta, aspetta, aspetta. Ma ve ne andate? Dimmi, salvatore. Chi c'è dietro? Chi c'è dietro? Chi c'è dietro? Li cacciate da dietro. Mi vengono molto tanti i bronzi che poi hanno 50 anni. Ecco qua i bronzi che saranno portati un po' a largo e inabissati, insomma, un po' simbolicamente. Adesso sullo start. Guardate quanta gente, benissimo, forse questo l'anno con più partecipazione in assoluto, tutti gli altri anni. Auguri, potete fare gli auguri. Buon anno, auguri, buon anno. 2023 a tutti, ecco. Che sia di felicità e di pace, ecco. Auguri a tutti. Auguri a tutti, che sia di felicità e di pace, questo è sempre più semplice, più efficace. È uno più bello dell'altro. Kayak, piedi, insomma, anche la polizia di Stato, anche la polizia di Stato è presente con le moto d'acqua. Sento di essere qui anche se non posso fare il bagno perché io ho problemi di salute, quindi facciamo la benedizione. Oggi è giorno 1 dell'anno, è festa della Madonna, la madre di Gesù che è diventata anche madre nostra. Il Signore sia con voi. Nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe, degli angeli e degli arcangeli, tutti i santi del paradiso, scenda su di voi e su tutte le vostre famiglie. Scenda a protezione, a liberazione, a guarigione, a santificazione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco qua la benedizione, adesso prepariamoci allora, al tuffo. Stacchiamo uno. Stacchiamo. Giovanissimo, lo striscione così, siamo pronti? Paolo Brunetti. Il presidente del Rotary Club Regione Sud Parallelo 38 Pino Petrolia, incontriamoci sempre con Pino Strati, l'associazione PS, ringraziamo tutti. Allora Don Piero, poco ci prego, si il microfono buon anno, che arriva. Sindaco. Allora un attimo di attenzione, sindaco. Pino Polimeri, auguri che fa il compleanno oggi. E mi pare ci sia anche un'altra signora che fa il compleanno, ma poi c'è dal lato del windsurf, solo per i tuffatori, c'è la torta del 50° che andiamo tutti insieme al panettone, pandori, spumanti a degustare. Va bene? Allora, Don Piero. Grazie.
gruppo. Allora, primo gennaio 2023, Reggio Calabria. Mettimi infortunio! Ipip! Urrà! Ipip! Urrà! Ipip! Urrà! Prova! Voglio eccolo qua, la foto. Siamo pronti? Metterci di là. Francesco, mettiamoci di là. Ci mettiamo sì, di là. Tra da questo lato. Faccio un giro un attimo per fare la foto di frontale. Okay. Chi può si sieda negli scalini? Vespe, la persona viva delle Vespe, delle 500,
Capodanno. Io si stanno posizionando i buffatori. Avremo difficoltà a uscire, non a entrare. Auguri all'arciere. Ecco, a ti do auguri. Tanti auguri, come stai? Buon anno. Buon anno, di cose belle. Anche a te. E Andrea? Tutto bene, a casa sta giocando. Ecco, lasciamolo giocare allora. Bene, ecco, vediamo questi momenti così estemporanei, gente che fa la foto ricordo, insomma anche i bambini che si tufferanno sono lì con sul kayak, guardate che spettacolo, questo è Reggio Calabria, quello che vedete in fondo alla Sicilia, la Messina. Che a Reggio può venire a godersi dal vivo questa splendida giornata, questo splendido momento. Ecco qua. Questo è lo scenario, tuffo di Capodanno qui a Reggio Calabria, vivo comunale, guardate, sono le barche a vela che fanno la cornice, intanto Tonino Massaro sta facendo le presentazioni. Questo è quello che i bronzi che saranno calati in acqua in maniera simbolica, non si piace anche per loro il cinquantenario. Questo è lo scenario che non è in condizioni all'altezza della situazione, nel senso che adesso insomma sono arrivati dei soldi per se tu pensi che è l'unico che ha presentato. Chi ha piacere può recarsi all'ingresso del Lido, dove salire sulle macchine e entrare tutti insieme con le fila. Pensa te. Vabbè, con un tempo così. Mettiamo bene che andava a tutti.